po', diciamo, il messaggio da dare ai toscani e agli italiani? Ma è quello che la nostra lingua è ancora molto viva ed è una materia di grandissimo interesse nella nostra scuola, perché in realtà qui siamo alla finale con 80 e più ragazzi, ma le fasi, diciamo, di istituto e regionali hanno visto la partecipazione di quasi 25.000 studenti che si sono cimentati con varie prove che sono volte più che ad accertare, diciamo, una conoscenza di regole grammaticali così astratte, proprio la capacità di usare queste regole in contesti di studio, di lavoro e di anche creazione, produzione. C'è però una vincitrice su tutte? Un vincitore su tutti? Diciamo la scuola, possiamo dire, nel senso che questa è una competizione scolastica, siamo nell'ambito del programma nazionale delle eccellenze, cioè di quelle gare, olimpiadi, competizioni che valorizzano proprio i ragazzi più talentuosi, quindi la vera vittoriosa è la scuola italiana.